Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. La partita di oggi è tra Hellas Verona e Milan. Ciao a tutti da Fabio Caressa. Insieme a me per la telecronaca di oggi, Luca Marchegiani. Ciao Fabio, godiamoci questa partita insieme. E con l'aiuto della grafica andiamo a dare un'occhiata alle due formazioni. Dunque, calcio d'inizio. Cerca l'uomo là davanti. Allarga sulla fascia. Caceres scatta verso il pallone. E trova bene il compagno. Borini. Ecco Kalinic. Kalinic. Il portiere si oppone. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. E nessun attaccante riesce a raccogliere il traversone. Sulla destra. Hanno ottenuto un fallo laterale. Bella serie di passaggi. Un po' di indecisione sul da farsi. Caceres aveva pescato magnificamente il compagno. Palla in avanti verso il compagno. Kalinic. Cross di Rodriguez. Incornata! Colpo di testa che si perde sul fondo. Mette sulla sinistra. Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Bonaventura la gioca in profondità. Cerca spazio. Borini scatta verso il pallone. Ecco il tiro. Kalinic. Kalinic. E c'è il gol del Milan. E arriva così il gol del vantaggio. Gol inevitabile dopo uno scivolone difensivo di quelle proporzioni. Hanno mostrato grande caparbietà sull'indecisione della difesa, che a questi livelli si paga sempre a caro prezzo. E il risultato si sblocca, 1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Cerca la fondo, palla al piede.
intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. C'è la palla lunga, in avanti. Bonucci riconquista la palla. Borini. Buonaventura. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Il portiere la calcia lontano. Bell'anticipo, pericolo sventato. Thomas Hertu legge bene l'azione, blocca il pallone. La mette sulla sinistra. Palla in profondità sulla fascia. Buon lancio. Pallone che giunge all'usaccio. Borini cerca la profondità sulla fascia. Montolivo è decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Romulo la mette in avanti. Passaggio sulla destra. Palla larga in profondità. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Abate. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio, una prima parte non certo avara di emozioni nonostante ci sia un solo gol a referto. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 dopo i primi 45 minuti. L'azione è già ripresa. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Abate cerca un compagno. Tocco preciso, riesce ad intercettare. Lancio lungo del portiere. Palla in profondità sulla fascia. Prova il filtrante. Da lì può segnare. Romulo preferisce il retropassaggio. Passaggio intercettato. Pazzini con il lancio sulla fascia. Abate di forza. Kalinic. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Pazzini, effetto il lancio sulla fascia. È proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Infatti. Pericolo! Romulo, scodella in avanti. Pazzini. Prova la giocata nello spazio. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Buonaventura cerca di pescare il compagno là davanti. Riceve un pallone interessante. Può metterla in mezzo. Abate la mette dentro. Montolivo, una conclusione straordinaria. Che gol fantastico! Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Nicolas non l'ha vista partire. Probabilmente la difesa gli ha ostruito la visuale. Guardate come la palla si infila nel varco aperto dei difensori. Dunque. Un gol determinante, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita.
allarga sulla fascia, se ne va, può calciare la rete. Bell'intervento difensivo. Il direttore di gara interrompe l'azione, si ripartirà con un calcio da fermo. Preferisce l'approccio diplomatico, il cartellino rimane nel taschino. Il portiere la calcia lontano. Prova a verticalizzare. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. E passa! Cerca il numero. Abate. Cross di Abate. Può concludere. Ottimo intervento di copertura. Cerca la profondità. Sulla fascia. Suso raccoglie un passaggio dalle retrovie. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Palla in profondità sulla fascia. Prova la giocata di Fino. Abate. La mette. C'è il colpo di testa. Eccola la rete. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Kalinic ha dato prova di grande forza fisica. La difesa gli stava addosso ma non c'è stato nulla da fare. Quando fa così è davvero inarrestabile. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. 3-0 dunque. Romulo. Vuole la profondità. Cerca di servire il compagno in avanti. La conclusione. Rete! E sono scatenati. Doveva solo spingerla in rete. Un gol facile per lui. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. E qui forse meritava un giallo. Il richiamo per adesso è solamente verbale. Non c'è più tempo, finisce qui. Gara veramente a senso unico, hanno letteralmente ridicolizzato la difesa avversaria. Che idee ti sei fatto sulla partita di oggi, Luca? È vero che affrontavano un avversario modesto, ma si vince sempre giocando contro...